Ciao a tutti, vi invito a seguire Marco Macri di Genova Inclusiva su tutti i suoi canali social e ad ascoltare molto bene questo video. Ciao! Un bambino con disabile maturale, oncologico, non può e non deve essere strumentalizzato ed essere bagnato. Noi in questa regione abbiamo i bambini che ci chiedono 3 anni per avere. Mancano gli insegnanti di sostegno. Quest'anno io l'anticipo già, che lo può portare da quella che ha assegnato al Parlamento, fare delle interrogazioni, si renderà conto che la realtà Ligure è lo specchio di tutto il campo. Laddove servono circa 450 insegnanti di sostegno, ne abbiamo 470. Poco più della metà ed è una roba non accettabile perché ci sarebbe un insegnante che ha fatto corso di FA che purtroppo siccome va a dare la nostra blocca all'articolo 59 restano precari. 15.000 insegnanti di sostegno, non due, 15.000. A marzo sono sceso giù con gli insegnanti dell'ottavo ciclo ed ero davanti al Ministero dell'Istruzione assieme a un bel po' di genitori. Se ne servono i video, ne servono gli articoli, le posso mandare perché sono una persona molto trasparente, mi piace dare in mano quindi parlare di disabilità tutto il materiale possibile. Comunque, come ho detto agli altri politici, la riprova però spazio. Perché se disturbiamo e poi non c'è un ritorno, cosa sono venuto a discutere con lei? Lei sa la legge 68 del 99 qual è e cosa rappresenta? Un atto di discriminazione che fa in modo che le aziende possano assumere delle persone, quindi fino a 15 dipendenti, senza assumere una persona disabile. Dopo che 15 dipendenti assumono una persona disabile o in assenza dell'assunzione pagano 8.000 euro di multa alla regione. In ogni regione d'Italia noi mettiamo ogni anno nel fondo delle mancate assunzioni milioni di euro. Una regione come la Lombardia ne ha accumulato soltanto l'anno scorso 10.080 milioni di euro. È un dato eccettivo. 10.000 mancate assunzioni, ma noi in Italia pubblicizziamo, salvo che sono 40 ragazzi al Si vede? Tutti lei, altro della sua carica, stride come messaggio dato all'italiano.